Cioè, noi diamo Osimhen in prestito con il pagamento a fine anno e nel mentre ci prendiamo Lukaku a titolo definitivo. A me sembra un'operazione senza senso. Buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario detto il Darion e oggi in questo martedì 30 luglio siamo riuniti per parlare di Napoli. Oggi abbiamo 5 notizie, bene o male, da commentare. Una di queste è molto clamorosa, mettiamola così, ce la teniamo per ultima, ovviamente. Prima di parlare di tutto questo, però, vi ricordo l'iscrizione al canale, ragazzi. Mi raccomando, Road to 4000 iscritti. So che potete farcela. Attivate la campanella perché è totalmente gratis. E quindi, detto questo, partiamo subito. Ovviamente andiamo sempre in ordine di reparti. Cominciamo dalla porta. In porta pare esserci movimento perché praticamente Contini, terzo portiere, pare che stia andando al Cesena. La notizia ce l'ha data Nicolo Schira, non ci ha specificato però se è un prestito, se è una cessione a titolo definitivo. Sappiamo che andrà al Cesena. Ora, Contini è un vivaio Napoli. Ok, è uno di quei giocatori fondamentali per le liste, però diciamo che la sua cessione non è così grave dal punto di vista delle liste e adesso vi spiego il perché. Il posto di Contini, da quel che dicono, verrà preso da uno tra Turi e Sorrentino, entrambi portieri della Primavera e che sono entrambi anche vivaio Napoli, quindi diciamo che lo slot vivaio Napoli di Contini verrà occupato da uno di questi due. Quindi dal punto di vista delle liste non c'è assolutamente problema. Probabilmente Contini vuole andare a giocare e non vuole restare a fare il terzo portiere. Assolutamente comprensibile, quindi ci sarà questo switch, diciamo, a livello di terzo portiere. Io penso che in realtà possano restare tutti e due. Può essere che restino entrambi come terzo e quarto portiere per andare a sistemare la situazione di vivaio Napoli, perché in questo momento Contini va al Cesena. Gaetano si sta trattando col Cagliari. Abbiamo poi Zerbin che è un vivaio Napoli. Turi e Sorrentino sarebbero altri due slot. Il quarto magari potrebbe essere occupato da Iaccarino, che secondo me, come ho detto anche nel video di ieri, sta facendo un ritiro abbastanza importante. Si sta mettendo in mostra. Adesso si sta dicendo, pare che abbia convinto Conte a inserirlo nella rosa finale. Magari un prestito sarebbe meglio perché comunque va a giocare, però io penso alla fine, ragazzi, che tu comunque rimani in una rosa dove c'hai per esempio un Lobotka da cui puoi trarre insegnamento, puoi crescere alle sue spalle, c'hai comunque un Conte come allenatore e uno staff di livello che ti può far crescere. Quindi io sinceramente la permanenza di Iaccarino la tengo in considerazione. Non darei per scontato una sua cessione in prestito, ecco, anche perché a livello di liste vedete che la situazione è un po' complessa. Quindi fuori Contini, dentro uno tra Turi e Sorrentino, o forse tutti e due, e occhio a Iaccarino che secondo me potrebbe ritagliarsi un posto nella rosa finale. Per quanto riguarda la difesa, stamattina è arrivata l'ufficialità, ragazzi, Østigard è stato ufficialmente ceduto al Rennes, è arrivato sia il comunicato da parte del Napoli, è arrivato anche il tweet di Fabrizio Romano, che ci dice appunto che il Napoli guadagnerà 7 milioni da questa cessione. Ora, Fabrizio Romano non parla di questa clausola per la futura rivendita. Come sapete, il Napoli quando comprò Østigard spese 5 milioni più bonus più una percentuale sulla futura rivendita che andava al Brighton. Ora, nessuno parla di questa clausola, però a quanto pare dovrebbe esistere e non si sa nemmeno quanto è questa percentuale. E per quanto riguarda il ragazzo, comunque, quando ha giocato, ha risposto, diciamo, presente, non si è lamentato mai, è stato un professionista. Detto questo, per quanto riguarda il mercato in entrata, ci dicono che il Napoli sta trattando due giovani talenti. La notizia, ve la dico subito, arriva da tutto il mercato web e sono due giovani che, diciamo, sono molto attenzionati a livello di panorama calcistico europeo. Parliamo di Konrad Harder, punta 19enne del Nordsjælland, che è un club danese.
il secondo nome è Konstantinos Karezas, centrocampista offensivo 2007 di proprietà del Genk. Ora ragazzi, vi dico la sincera verità. Allora, io non li conosco minimamente e non ho trovato informazioni su questi due calciatori, specialmente su Harder. È un giocatore che comunque a oggi è una riserva nel North Zealand, perché il titolare, come a livello di centravanti, è un certo Osman. Nella stagione comunque scorsa ha collezionato 23 presenze e ha segnato comunque 5 gol, nonostante fosse una riserva, quindi diciamo una media abbastanza buona. Per quanto riguarda invece Karezas, qua abbiamo qualche info in più. Come vi ho detto prima, classe 2007, quindi ha praticamente 17 anni e dicono che sia sul taccuino del Real Madrid, quindi sembra essere un giovane di belle prospettive. È di proprietà del Genk e, se non sbaglio, detiene il record di giocatore più giovane a segnare. Mi pare che a 15 anni ha esordito nel Genk ed è riuscito anche a segnare, quindi sono due giovani sicuramente che, se il Napoli dovesse prendere, non sono, diciamo, obiettivi imminenti, cioè nel senso non penso che verranno presi e inseriti nella prima squadra, ma verranno probabilmente girati in prestito. Magari Conrad lo compri e lo tieni al New Zealand un anno e si fa il suo anno magari lì. Di certo non sono nomi che arrivano nell'imminente, cioè non servono per ora, sono colpi in prospettiva, ecco, mettiamola così. Quindi vediamo se il Napoli effettivamente li comprerà, e se li comprerà ne parleremo in modo un po' più approfondito. E signori, arriviamo adesso alla notizia principe di questo video. Parliamo di Osimhen. Allora, a quanto pare il Chelsea sarebbe tornato alla carica per Osimhen e ci sarebbe in teoria anche l'Arsenal, dicono, però sempre secondo voci l'Arsenal avrebbe come priorità Gyökeres. Comunque, Chelsea, ok? Nel Chelsea c'è Lukaku. The Athletic, che è un tabloid inglese, ha tirato fuori questa cosa. Cioè, il Napoli prende a titolo definitivo Lukaku, quindi lo compra. E invece il Chelsea si prende Osimhen in prestito, con diritto barra obbligo di riscatto. Ragazzi, allora, per chi non lo sapesse, il prestito con diritto barra obbligo di riscatto è un'operazione che in entrambi i casi prevede il pagamento a fine stagione. Mo il Napoli da Osimhen, praticamente, non dico gratis perché sarebbe un prestito oneroso, comunque una cifra adesso la paga il Chelsea, però il grosso del gruzzoletto si accontenta di prenderlo a fine anno. Cioè, noi diamo Osimhen in prestito con il pagamento a fine anno e nel mentre ci prendiamo Lukaku a titolo definitivo. A me sembra un'operazione senza senso. Avrebbe molto più senso uno scambio di prestiti, ok? Fai prestito con obbligo per Osimhen e fai la stessa cosa con Lukaku. Quello ci avrebbe molto più senso. Ma che io mi prendo Lukaku e tu ti prendi Osimhen in prestito senza pagare il cartellino, mi sembra assolutamente una cosa che non ha senso di esistere. Ragazzi, cioè, Osimhen, parliamoci chiaro, Osimhen è l'ago della bilancia del mercato. La sua cessione è fondamentale per andare a completare il mercato. Lo stiamo vedendo, no? Stiamo facendo molta fatica in questo momento a completare il mercato perché c'è questo Osimhen che non si riesce a accedere. E il Napoli, consapevole del fatto che Osimhen è l'unica fonte, diciamo, che ti può creare quel budget per finire il mercato, sapendo questo, lo dà in prestito con obbligo di riscatto, quindi lo pagano l'anno dopo. No, per me non ha senso questa trattativa. Non ha assolutamente senso. C'è comunque da dire che siamo praticamente arrivati ad agosto. Tra due giorni è il primo agosto e Osimhen sta ancora qua. Chi mi segue da tempo lo sa, io ero convinto che con quel rinnovo che fecero qualche mese fa, ero convinto che Osimhen sarebbe stato già ceduto. Non è andata così, però non mi aspettavo nemmeno di arrivare al primo agosto con Osimhen che non si sa ancora se va o non va. Ora, proprio perché siamo al primo agosto, il Napoli
non può fare la voce grossa e dire mi dovete dare i soldi della clausola altrimenti Osimhen resta. No, qua più il tempo passa e più il Napoli deve accontentarsi di quello che arriva. Ma che io compro Lukaku e ti do Osimhen in prestito non c'è assolutamente senso. I soldi servono adesso, non servono tra un anno. E comunque Lukaku non è che lo paghi 10 spicci, cioè gli devi comunque dare 25-30 milioni di cartellino al Chelsea e gli devi comunque dare 6-7-8 milioni netti di ingaggio. I soldi della clausola te li devi scordare, secondo me ti devi scordare anche dei 100 milioni e ogni giorno che passa scendiamo a 90, 80, 70, 60, 50. Più ci avviciniamo alla fine del mercato e più Osimhen perde di valore, tra virgolette, nel senso che lo devi cedere a poco, perché altrimenti te lo tieni sul groppone. Ok? E ragazzi, se tu ti tieni Osimhen sul groppone, il mercato è finito. Poi devi andare di prestiti, devi andare di occasioni a fine mercato dove ti danno appunto quei giocatori fuori dal progetto, te lo danno magari in prestito con diritto di riscatto, con una parte dell'ingaggio pagata dal club, cioè devi andare a fare operazioni alla Ndombele, ok? Quindi io sinceramente a questa notizia ci credo zero. Allo stesso tempo però credo che Osimhen verrà ceduto, ma a una cifra sottostimata rispetto a quello che il Napoli era convinto di fare, ecco, quindi... Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima e sempre e comunque, forza Napoli!